Domenica pomeriggio, poco prima delle 17, è scattata la maxi emergenza per un grave incidente avvenuto in Autostrada del Sole. Un pullman di turisti stranieri di nazionalità cinese è sbandato andando a colpire il guardrail laterale. La barriera di protezione si è infilata letteralmente all'interno del pullman. Bilancio drammatico, un morto. Oltre 20 feriti, alcuni in gravi condizioni, ricoverati nei vari ospedali del territorio, alle scorte di Siena, all'ospedale del Valdarno e all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul campo il piano emergenza dell'azienda sanitaria locale Toscana Sud-Est, tanti uomini, tanti mezzi, con il 118 in azione a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere contorte dell'autobus incidentato. Il punto della situazione al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Luca Pancioni, ieri una giornata di maxi emergenza a partire dalle 16:50 circa lungo l'Autostrada del Sole ha tenuto impegnati i mezzi del 118 per lunghe ore. Facciamo un po' di numeri rispetto a questa maxi emergenza. Quanti sono stati gli uomini e i mezzi impegnati e chi Allora, sono? i mezzi sono mezzi che sono quelli che lavorano generalmente con noi, che abbiamo una convenzione del volontariato, che ringrazio per l'occasione, che si è dimostrato come al solito molto preparato e anche disponibile nella gestione di questi eventi, recuperando anche mezzi aggiuntivi. In totale sono state inviate sul posto 14 ambulanze, delle quali dobbiamo considerare tre persone a bordo di ogni mezzo di soccorso, un'automedica, due ambulanze infermierizzate, due ambulanze infermierizzate, un'automedica specializzata nella gestione degli eventi maggiori, quindi con una strumentazione particolare, oltre chiaramente all'attivazione dell'elisoccorso Pegaso e di due elicotteri dei Vigili del Fuoco. Oltre a questi sono stati attivati due pulmini, sempre delle associazioni del volontariato, per il trasporto dei codici verdi. Questi erano i mezzi impegnati nell'evento, però in realtà abbiamo recuperato ulteriori mezzi per garantire la copertura delle emergenze ordinarie ad integrazione dei mezzi che erano stati deviati sull'incidente in autostrada. Quindi sostanzialmente c'è stato l'intervento lungo l'Autostrada del Sole, ma dovevate tamponare e prevedere emergenze ordinarie. Sì, c'è stato come previsto dal nostro piano maxi emergenze una ricollocazione di tutte le nostre risorse, garantendo comunque una risorsa di assistenza minima su tutta la provincia di Arezzo, che poi con il tempo è andata riassestandosi con l'integrazione dei mezzi recuperati in seconda battuta. Possiamo dire a seguito di questo evento drammatico, tragico, che tutto ha funzionato per il meglio, che questo piano emergenze predisposto dalla ASL Toscana Sud-Est, funziona? Sì, diciamo che non c'è stato un momento migliore per testarlo. Per noi era una prima volta di un piano specifico anche per l'assistenza all'esodo estivo. L'abbiamo testato subito e diciamo che ha funzionato garantendo una rapida evacuazione dei pazienti. Pensiamo che i codici maggiori, gialli e rossi, dopo 40 minuti erano già stati tutti evacuati dal cantiere e dopo meno di 2 ore, 1 ora e 50, anche i codici verdi erano stati già tutti evacuati e dichiarato il cantiere chiuso. La maxi emergenza ha coinvolto non soltanto l'ospedale San Donato, ma altri nosocomi del territorio. Sì, erano stati allertati tutti i pronti soccorsi della zona interessata, quindi l'ospedale della Fratta, l'ospedale San Donato di Arezzo, l'ospedale delle Scotte e l'ospedale del Valdarno. E i feriti, chiaramente in base alle risorse di ogni singolo ospedale e la gravità del ferito, sono stati ridivisi tra questi ospedali. Torniamo per un istante al piano maxi emergenza. È attivo non soltanto lungo l'Autostrada del Sole, ma anche in altre arterie in questa fase di esodi particolarmente transitate. Allora, il piano maxi emergenze è sempre attivo perché è un piano che riguarda tutte le gestioni di tutte le maxi emergenze che possono ricadere sulla nostra provincia. Quello dell'esodo stradale è un piano specifico che è una costola, diciamo, del piano maxi che è attivo su tutte le arterie di grande comunicazione della nostra provincia.
Maxi emergenza sanitaria ieri in Autostrada del Sole, qual è stata, dottoressa, la ricaduta per quanto riguarda l'ospedale San Donato, i vari ospedali del territorio? Sì, grazie al coordinamento di tutti gli attori che sono scesi in campo giustamente per garantire la risposta alla maxi emergenza, i feriti sono stati convogliati in tre ospedali, l'ospedale San Donato di Arezzo, l'ospedale universitario delle Scotte e l'ospedale del Valdarno. Qui all'ospedale San Donato sono giunti 10 feriti, fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate subito non preoccupanti, difatti 8 di loro sono stati dimessi già ieri sera, 2 sono stati trattenuti in osservazione per la nottata, ma questa mattina, in mattinata, sono già stati dimessi. La nazionalità delle persone ferite, è stato complicato avere dei rapporti, si tratta di cinesi, no? Sì, si trattava di un pullman di cinesi, noi abbiamo attivato i mediatori culturali per poter garantire la possibilità di interloquire con loro sia in inglese che telefonicamente con il mediatore di lingua cinese. E poi abbiamo gestito la situazione anche attraverso dei codici che ci hanno permesso comunque di accettare i pazienti in pronto soccorso e di garantirne poi il riconoscimento successivo con il ricongiungimento con i documenti che erano in possesso delle forze dell'ordine. Recentemente l'ASL ha annunciato l'attivazione di un piano maxi emergenze per questa estate 2024. Possiamo dire un primo bilancio, ha funzionato tutto? Ieri ha funzionato tutto, la macchina è stata attivata tempestivamente, gli step di attivazione a cascata hanno funzionato, l'attivazione parte dal territorio, chiaramente coinvolge in prima battuta il pronto soccorso e i pronti soccorsi degli ospedali presso i quali l'emergenza territoriale decide di inviare i primi feriti e poi partono le cascate di attivazione all'interno degli ospedali, all'interno del San Donato in particolare sono stati attivati gli specialisti dei reparti chirurgici che si sono recati presso il pronto soccorso assieme agli specialisti di anestesia e rianimazione per collaborare con i colleghi del pronto soccorso all'accoglienza dei pazienti, al loro inquadramento e alla definizione poi del trattamento. Possiamo dire, facendo un bilancio rispetto alla maxi emergenza di ieri, che tutto ha funzionato per il meglio? Sì, direi che partendo dal presupposto che tutto è migliorabile, ieri ci siamo organizzati bene perché sono arrivate notizie dal 118, prima più frammentare e poi sempre più precise e avendo la possibilità di sapere in anticipo che stava per avvenire, che stava per arrivare queste persone, cioè abbiamo avuto tempo di organizzarci, quindi fondamentalmente di liberare la stanza del pronto soccorso dai pazienti già in carico, potendo usufruire dei nuovi spazi creati con i lavori non ancora inaugurati ma già funzionali, e abbiamo avuto la possibilità di chiamare a catena e coinvolgere tutto l'ospedale, quindi abbiamo avvisato la radiologia che si è organizzata, i colleghi della chirurgia, della pediatria, dell'ortopedia e della rianimazione che sono venuti a aiutarci. C'è tutto un sistema, un piano in questi casi di maxi emergenze per trovare barelle in più, presidi in più e poter attivare il medico reperibile. È venuta da casa una collega del pronto soccorso ad aiutarci, abbiamo recuperato il dottor Ilea che era nel setting della medicina d'urgenza e quindi diciamo eravamo pronti a quello che poteva arrivare, che poi per fortuna è andato meglio del previsto perché erano 10, che per i numeri a cui siamo abituati sono tanti ma non tantissimi, e per fortuna non avevano lesioni gravi. Quindi può rassicurarci rispetto allo stato di salute di questi pazienti? Sì, sì, sono stati tutti dimessi, alcuni ieri, solo 2 trattenuti in osservazione, ma comunque già dimessi oggi, tutti non lesioni importanti. Facciamo, dottore, un po' di numeri rispetto alla maxi emergenza di ieri. Quanti eravate impiegati all'interno del pronto soccorso? Allora, all'interno del pronto soccorso eravamo 3 medici, perché io ero appunto di turno nel reparto di medicina d'urgenza e quindi sono passato al codice giallo per dare una mano ai colleghi. E oltre a noi ovviamente c'erano tutti gli infermieri, tutto il personale nostro a disposizione, l'abbiamo adoperato tutto, e in più
e tutti gli altri colleghi specialisti dell'ospedale sono tutti venuti a darci una mano, per cui pediatri, chirurghi, oculisti, ortopedici, sono tutti resi disponibili per cercare di tamponare il più velocemente possibile la maxi emergenza. Quanto vi ha tenuto impegnati la maxi emergenza a livello orario? Dalle 5, quando appunto è avvenuto l'incidente, fino alle 7, io fino alle 7 sono stato lì con loro a dare una mano. Una volta che ci hanno avvisato che non sarebbero arrivate altre ambulanze, io mi sono di nuovo staccato e sono andato a finire il lavoro nel mio reparto. Quali sono stati i momenti più complicati della giornata di ieri? Il momento più complicato è senza dubbio l'inizio, l'annuncio della maxi emergenza che in un attimino ti mette in subbuglio la giornata ordinaria di lavoro. Poi una volta attivata la cascata di tutti i reparti, di tutti gli operatori che dovevano venire a supporto, la giornata è filata liscia, anche meglio del previsto.